Buonasera e benvenuti a Patrick's Models and Transport. La locomotiva BB9240 della SNCF, della GG, con la trasmissione elastici, è finalmente completa, è stata riassemblata completamente e se avete visto i precedenti video in inglese, ho anche risolto il problema che inizialmente quando avevo assemblato montato gli elastici, i due elastici esterni li avevo montati a rovescio e così le ruote stavano andando in controrotazione ed era completamente incontrollabile. Effetto di prima volta che ho a che fare con una locomotiva con trasmissione elastici, stanchezza, l'ho fatto mi ricordo dopo una lunga giornata lavorativa e dopo, grazie ai commenti degli altri utenti del canale, me ne sono accorto, ecco, e quindi adesso possiamo fare il video di prova in italiano e vi illustro che cosa ho fatto alla locomotiva, dato che tutti i vari video, a parte quello, ne ho fatto un altro in italiano e sono tutti in inglese. Quindi io ho smontato completamente la locomotiva, il locomotore, completamente, ho smontato, aperto il motore, pulito il commutatore, pulite le spazzole, ho ingrassato i cuscinetti, ci sono dei cuscinetti metallici, delle boccole, sono delle semplici boccole di rame che sono qui e qui, le ho ingrassate usando la vaselina tecnica, anzi qui ho usato una miscela al 50% di vaselina tecnica e olio lubrificante per macchine da cucire o armi. Poi ho rifatto i giunti in gomma di accoppiamento tra albero motore e albero di trasmissione utilizzando della guaina termorestringente per aumentare il diametro rispettivamente di albero motore e di albero di trasmissione, e poi sopra ho usato del tubetto in PVC da acquari, in silicone, pardon, non in PVC, da acquari, che ho comprato su Amazon per una roba tipo 5 euro una confezione, quindi ho usato due lunghezze, sono praticamente, adesso non mi ricordo, 9 mm più o meno, e quindi è questo per me della trazione, da un perfetto accoppiamento di motore e alberi di trasmissione, e permette anche di poter sfilare l'albero motore quando si tratta di cambiare gli elastici, perché per cambiare gli elastici bisogna ovviamente sfilare l'albero motore, bisogna tirare via, togliere il carrello, e una volta tolto il carrello aprire il telaio da un lato del carrello per poter infilare l'elastico nuovo, poi prenderlo, agganciarlo e metterlo sull'albero di trasmissione e via. Adesso che la locomotiva è pronta, possiamo vedere come corre. Ecco, ed è una locomotiva a un motore tre poli molto potente, con una coppia, molta coppia, e pur essendo modello giocattolo, perché alla fine GG era entrata nel mercato dei trenini in concorrenza con Jouef, la grande azienda francese Jouef, e la Hornby, ACHO Meccano, con questo sistema di trasmissione cinghia di gomma o elastico semplicemente. Questi sono normalissimi elastici da 20 mm di diametro che ho comprato nella mia cartoleria di fiducia. E ne ho comprati un etto e mezzo e ho speso 1,40 euro, quindi ne ho, ecco. E se qualcuno fosse interessato a mettere in ordine, a restaurare una di queste locomotive, contattatemi. Sulla introduzione del canale c'è la mia mail, oppure mi scrivete un messaggio, anche un commento, e contattatemi, perché vi posso dare una mano, ecco, insomma, e qualche consiglio. E ecco, allora, la locomotiva la vediamo subito,
pur essendo quindi molto semplice e GG, pardon, mi sono perso, GG aveva scelto questo tipo di trasmissione per evitare di dover spendere in attrezzatura per fare gli ingranaggi. Qui vediamo il telaio di una locomotiva, JUEF, un motore a 3 poli centrale con alveo di trasmissione, ingranaggi in nylon, in questo caso qua quelle più vecchie hanno gli ingranaggi in ottone, quindi tutto in ottone. Quindi diciamo che con questo sistema si otteneva una trazione a 4 assi, quindi trazione integrale, con captazione direttamente dalle ruote al carrello in Zamac e poi a sua volta con i contatti per ciascun lato del carrello. I cilindri sugli assi sono isolanti, queste ruote in ottone capta la corrente in maniera assolutamente eccelsa. Bene, adesso io direi che lasciamo parlare la locomotiva. Qua vediamo la cassa che poi verrà rimontata dopo questo video. Questa è una cassa che avevo comprato precedentemente pensando di adattarla a questa locomotiva, che invece diventerà il telaio di una littorina che farò, e questa era la cassa che era di questa locomotiva, questo colore blu. Ho deciso chiaramente di usare questa perché è molto più realistica e corrisponde al vero. Questa era la livrea che portava proprio la BB9240. Pantografi molto semplici, questa è la versione trenino, una versione più vecchia. In seguito poi GG ha introdotto pantografi incernierati, fatti bene, con le molle, quindi è diventata verso la fine della produzione un po' più treno modello e un po' meno treno giocattolo. Comunque questa sarà la cassa che monterò, è molto bella come stampo, anche molto dettagliato. Qui vediamo il fregio della SNCF, se riusciamo a inquadrarlo, eccolo là, si mette a fuoco, insomma una bella locomotiva. Bene, andiamo, lasciamo parlare la locomotiva e via. Io ho un controllore meccano, sono appena sopra il 25%. Silenziosa. Lì c'è una rotaia, un tratto di rotaia Lima dove sta toccando le traversine, perché le flange sono molto molto grandi. Però infatti cambierò quel tratto di rotaia, ne metterò un altro. Si comporta in maniera eccelsa sugli scambi, nessun problema. Parte quella rumorosità lì. Facciamo, sto andando a 25%, quindi proprio sto andando molto piano. Qua ho avuto un piccolo rallentamento perché chiaramente sto andando piano, però non è morta, non ci ha lasciati in panne. Io poi ho inserito nelle teste degli assali, nelle sale dei carrelli, ho messo della vaselina tecnica per garantire una lubrificazione ottimale degli assali e per proteggere lo zamac del carrello e anche per migliorare la conducibilità elettrica. Bene, io direi che possiamo fare un'inversione di marcia, sempre molto tranquilla. Ci mettiamo al 50%, 50% lì c'è il punto dove sentite che tocca le traversine, vabbè. Aumenta un po' di velocità lì in quel tratto perché c'è un bel tratto di binario nickel silver Lima. Chiaramente il mio plastico, il mio circuito in questo caso qua, perché non ci sono gli edifici su a parte la cabina d'arresto,
cioè i binari sono una raccolta di binari lima, ci sono alcuni tratti nickel silver, binari vecchi in acciaio lima, scambi mecano, tratti di binario mecano, scambi JUF, tratti di binario JUF, c'è anche un pezzo di binario Fleischmann in ottone che ho trovato vicino ai cassonetti 20 anni fa, perché la mia filosofia è quella di fare tutto con materiali, innanzitutto treni d'epoca, vintage, e usare materiale di recupero e materiale casalingo il più possibile, quindi e usare la fantasia. Infatti, come potete vedere, anche l'erba io l'ho fatta con i colori a tempera, l'erba, il fango, l'asfalto anche pezzato, quindi come l'asfalto vero, invecchiato. Perché questo circuito, quando non è in uso, se ne va dietro la porta dello studio là e non posso avere. E la massicciata l'ho fatta con cartoncino colorato col carboncino, quello da disegno, dal lato ruvido, e poi sfumato con un fazzoletto di carta. Bene, e quindi io adesso farei una prova. Semplicemente potremmo fare una prova di accoppiamento. Dovrebbe andare dritto in quel binario lì e accoppiarsi con... Ah, ok. Si è presa una carrozza della lima. Accoppiata subito, senza problemi. Quindi anche il gancio è all'altezza giusta. Questo è un treno, ovviamente questo è leggerissimo, ha una capacità, una potenza di trazione che è notevole questa locomotiva. Potrebbe essere una locomotiva giocattolo che avrà sicuramente dai 50 anni in su, perché adesso non ricordo bene quando la GG è uscita di produzione. Mi pare negli anni 70, adesso non ricordo, poi casomai scriverò nella descrizione del video un po' di dati, o comunque nel momento in cui faccio la presentazione della locomotiva con la cassa farò un video dettagliato, uno in inglese e uno in italiano, parlando di queste, sia di questa locomotiva della BB 9240 sia della casa costruttrice. Bene, e con questo ho finito. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, abbonatevi al canale e cliccate il campanello delle notifiche. E ora è il momento di rimettere la cassa alla locomotiva. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!